www.sullealidellinfinito.it di Luca Garbin ed il gruppo spiritista Facebook La Casa di Timoteo presentano Sentiero di Luce, rubrica podcast dedicata al mistero, alla spiritualità, ai fenomeni paranormali, interviste e molto altro. Allora, ridiamo il benvenuto a tutti quanti, per ben arrivati, ai nuovi arrivi, a chi arriverà poi in differita. E innanzitutto un grazie va di ritorno a questa settimana al convegno che è stato organizzato a Schio. Un saluto grande va a Marco Guzzonato, a Gina Antonelli, che hanno permesso questo evento bellissimo e fantastico che c'è stato questo fine settimana, organizzato da Marco dallo Specchio dell'Anima. E un grazie va anche a Cesare, a Marisa, a Susi, a tutti i medium, a Giacomo Sinagra, che abbiamo avuto una collaborazione bellissima, cosa che non è comune vedere fra metafonisti soprattutto, ok? Quindi un grazie va a tutti voi. E prima di cominciare la serata voglio raccontarvi una piccola cosa che ho scoperto poi nell'arco della nottata, che mentre c'era la medianità pubblica di Cesare alle ore 22:30 circa, registrammo una frase che diceva: c'è il gatto. E non avendo nessun riscontro dal pubblico, siamo andati avanti, no? Spesso si formano frasi ambientali che magari qualcuno non percepisce subito o non comprende immediatamente. Fatto sta che il mio cellulare era spento all'una, quando vado in camera e accendo il cellulare, trovo una decina di chiamate perse dalla ragazza che stava curando il gatto, per dirmi che alle 22 e circa, quando registrai la giusta in contemporanea, il gatto stava male, l'hanno portato nel pronto soccorso degli animali perché aveva ingerito una corda, ora sta bene il gattino. Però la frase è stata bella perché è stato un avvisare quasi, no? C'è il gatto, come se volessero dire a distanza: ce l'ho questa frase, la pubblicherò nel gruppo Lo Specchio dell'Anima, un piccolo video dove ho raccolto tutte le psicofonie ambientali fatte dai vari contatti dalla medianità pubblica, e fra queste c'è questa che era nell'ora precisa in cui il gatto si trovava nel pronto soccorso, e ho il verbale anche del pronto soccorso che corrisponde con la stessa ora con cui è stata raccolta la metafonia durante la medianità pubblica di Cesare. Quindi questa è stata anche una prova che dimostra anche l'importanza dell'energia che si manifesta durante questi eventi che si creano, no? Quindi l'armonia. E questa sera ho scelto insomma, anche consultandomi con la mia capa Leila e la tematica di questa sera, per affrontare un po' insieme questo discorso un po' della medianità. Questo serve per stasera, il discorso che affronteremo serve un po' per capire un po' la figura specifica del medium, quali sono anche i problemi che ha, che può avere un medium nella sua vita quotidianità. Allora, se volete potete aprirvi i PowerPoint, PDF che vi ho messo in allegato in ogni singolo gruppo, ok? Un saluto a tutti che è entrato in questo momento, un saluto a Leila, e un saluto proprio a tutti, ciao Simona, ciao a tutti, ciao Tiziana, Angela, un grande saluto a tutti quanti, grazie per esserci, per condividere, per partecipare. Allora, questa sera parleremo un po' di, come ho detto prima, della medianità e sintonia. Allora, la medianità che cos'è? La medianità è un dono che tutti hanno innato o meno innato, ok? Per farvi capire meglio come funziona, tolgo la musica perché aspettate un attimo che mi nervosisce la musica questa. Ecco, preferisco un po' il silenzio. Allora, dunque, la medianità sappiamo che è un dono che è inerente, intrinseco, come abbiamo già detto in tutte le lezioni che abbiamo seguito, in tutte le tematiche che abbiamo discusso in queste settimane, è una dote, okay, intrinseca nell'essere umano, più o meno evidente.
Per farvi l'esempio, come vi ho già detto, se io do una ricetta di una torta di mele da fare a 25 persone, queste 25 persone la faranno tutti la torta di mele, chi più, chi meno, però a seconda della preparazione che uno ha, la farà. Poi, ripetendo ancora e di conseguenza le altre ricette, scusate, la stessa ricetta per altre volte, acquisirà un'esperienza maggiore. E questo anche nella medianità, no? Più si va avanti col tempo esercitandola, più si affinerà, più si sublimerà. Ci sono tantissime teorie sulla medianità, teorie che nell'arco di questi 150 anni si sono di più svariate, ne sono state nate per dare un senso logico a questo fenomeno di ogni persona che avevano queste capacità evidenti in alcuni casi, in altri casi meno evidenti. Abbiamo per esempio una teoria sulla medianità che era una mistificazione, tuttora oggi viene ancora considerata che praticamente tutto è risultato di raggiri, di tecniche meccaniche e di trucchi. Poi abbiamo la teoria dell'illusione, che non vi è nulla di vero, c'è solo illusione. Gli operatori, gli assistenti dei lavoratori spiritici sono degli allucinati, dei suggestionati, e pertanto vedono e sentono e odono cose che non esistono. Queste sono le teorie che vengono al giorno d'oggi ancora usate per attaccare i medium e i fenomeni medianici, ok? Quindi sono piaghe che vanno un po' sanate. Poi c'è la teoria demoniaca, che tutto è opera del demonio, perché nessuna entità celeste può muoversi nello spazio liberamente, parlare con i vivi o farsi passare per anima dei morti. Solo il diavolo può farlo, in quanto ribelle le leggi divine, ok? Quindi questa è una delle tante teorie per cui voi parlate con i morti, il demonio che parla è solamente il demonio. Anche oggi, a distanza di 150 anni, da quando Kardec scrisse i libri, ancora oggi succede ancora questa teoria, è ancora presente. Un'altra teoria che faceva parte della teosofia, che era un movimento e che è tuttora un movimento culturale, filosofico, anche loro, è formato da Madame Blavatsky, anche lei diceva, e tuttora è questa teoria è valida per loro, quello che con cui un medium comunica sono praticamente dei residui astrali o cortecce astrali. Le anime dei morti non influiscono veramente sugli uomini se non in casi molto rari, ma le loro cortecce astrali, che sono involucri semi-materializzati e destinati alla decomposizione come succede dopo la morte, agiscono sui sensitivi generando dei fenomeni. Questa è una teoria prediletta da chi studia la teosofia, ok? Ci sono vari gruppi in giro per l'Italia, in giro per il mondo, che seguono questo principio. Quindi loro pensano che siano, scusate ma ho un po' di raffreddore, che sia un po' la connessione che viene fatta un po' con dei residui astrali, dei defunti, quindi delle piccole memorie che vengono raccolte, che poi col tempo svaniscono, ok? Quindi questa è una delle teorie. Un'altra teoria che abbiamo è quella della pazzia. Tutti i medium sono pazzi, e quindi che possono essere più o meno innocuo, e quello che fanno è il risultato di un'alterazione mentale. Teoria pure anche esposta nell'arco di questi studi fatti in questi anni è teoria dell'emozione, secondo il quale il mondo che ci circonda è sotto l'effetto di una forte emozione, quindi i sensitivi possono prendere un corso inconsueto che permette il contatto con il mondo degli spiriti. Quindi quello che un medium può trasmettere è una specie di emozione che riceve nell'ambiente e tramutarla in immagini. Poi c'è quella dell'automatismo psicologico, che tutte le idee tendono ad assumere una concretezza. Quindi le manifestazioni medianiche sono dei fenomeni prodotti dal subconsciente del medium, senza che se ne renda conto. Oppure abbiamo quella della forza psichica. Ci sono individui che posseggono una forza particolare, è definita magnetismo, fluido nervoso, che genera fenomeni. Uno di questi casi potrebbe essere attribuita a Gustavo Adolfo Roll, che era un medium torinese molto bravo e potente, però a lui è stato attribuito che aveva una forza magnetica molto evidente anche nel suo sguardo. Queste sono tutte quante teorie
che possono essere usate, ma ce ne sarebbero di tante altre, contro la figura del medium. La tematica di questa sera serve un po' per spiegare che cos'è la figura del medium, come si deve comportare e quali sono gli attacchi a cui sovente spesso è attaccato non dal mondo spirituale ma dal mondo che ci circonda. Allora, le altre teorie della medianità possono essere quella del dono, no? La medianità è un dono che può venire donato a uno o all'altro secondo la volontà di Dio. Un'altra teoria, è quella dell'animismo, che il sensitivo subisce uno sdoppiamento praticamente della coscienza e i fenomeni sono generati praticamente da lui stesso, quindi dalla forza animica che ha, non dalla forza spirituale, quindi da altre entità. E molto, lo spiritismo e l'animismo sono molto molto vicini, molto spesso si confondono. Ma vediamo la teoria spiritista. La teoria spiritista dice che, secondo la quale gli individui denominati medium posseggono una particolare attitudine per servire da intermediari fra il mondo fisico e quello spirituale. È una proprietà che appartiene a tutta l'umanità. Questa è la teoria predominante. Quello che oggi domina l'attenzione spiega la maggior parte dei fatti ed è pienamente confermata dalla realtà. Non viene negata l'esistenza di fenomeni di psichismo individuale e di animismo, come si suol dire. Anche questi però sono fenomeni medianici che avvalano la teoria spiritica e in niente simulano l'autenticità scientifica. Come si vede, l'elenco è lungo, come da tutte le parti che possono essere denominati fenomeni medianici, sono lunghissimo l'elenco, no? E potrebbe continuare. Ricordiamoci però che la medianità non è un'esclusiva di alcuna persona, è una capacità, una facoltà dello spirito che si migliora attraverso l'esercizio e sforzi personali. La potenza medianica presenta varietà quasi infinite, dalle più volgari forme come abbiamo visto la settimana scorsa, alle manifestazioni più sublimi. Quindi è una capacità che può variare in ogni persona, è una capacità presente in ogni singolo individuo, ma la sua manifestazione può essere più o meno forte. Quella che la scatena maggiormente possono essere due cose, o l'amore o il dolore. La maggior parte di sono molto ripetitivo, però ripetita Juvent, sono molto ripetitivo, però quello che scatena maggiormente il fenomeno medianico di solito è il dolore. E la maggior parte dei medium sensitivi che ho incontrato in tutti questi 10 anni e di convegni ne ho fatti, sono sempre persone che hanno avuto dei forti traumi legati all'infanzia o legati alla vita, okay? O perdite gravi. E questa porta spirituale, diciamo, si apre, si spalanca e si evolve sempre, come vi ho già detto, o con l'amore o con il dolore. La maggior parte delle nostre evoluzioni spirituale, morale, personale avviene sempre principalmente proprio per scelta del dolore. Sembra proprio quasi una cosa che a noi piace di più. Sono rare le persone che vedo evolversi per amore. Si rivolgono quasi tutte quando il dolore bussa proprio alla porta dei loro cuori. È l'unico modo che abbiamo, no? Per evolverci. La sintonia è importante. Perché e con chi? Perché bisogna comprendere che cos'è la parola sintonia. La sintonia è come una frequenza radio, no? Per quale motivo è importante nella medianità? Perché la medianità è una forza mentale soprattutto, è un talento creativo dell'anima, è la capacità di comunicazione ed interpretazione dello spirito. Noi stessi siamo esseri spirituali che viviamo un'esperienza terrena. Ricordiamoci di questo, perché per comprendere tutte le successive diapositive è importante fare tenere presente alcuni principi fondamentali. La sintonia è importante anche perché è una calamita dell'essere stesso. Quindi io sono una calamita e attraggo. Che cosa attraggo? È lì la domanda. Ecco perché, prendendo in esame la medianità e sapendo che la sintonia è connessa, dobbiamo farci questa domanda: sintonia perché e con chi?
Allora, dobbiamo parafrasare il vecchio proverbio: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Potremmo avanzare l'ipotesi che basta sapere dove uno si trova abitualmente per capire quali obiettivi persegue, e basta sapere con chi va per sapere a chi desidera assomigliare. Sapete che io seguo la dottrina spiritista, quindi un classico esempio è Emmanuel dice, che sappiamo che era la guida di Chico Xavier: in base a quanto detto, riconosceremo in ogni cuore che palpita e lavora nel campo degli insegnamenti del Divino Maestro, e al Divino Maestro gli assomiglierà. Ricordiamoci che la parola Gesù è Gesù, appunto. E non deve spaventare, perché la maggior parte di noi, quando sentiamo parlare di Gesù, scappiamo via e ci spaventa, perché abbiamo un trauma terribile per quanto riguarda la Chiesa, ok? Quindi spesso parlare di Gesù ci spaventa, oppure vediamo che diventa una cosa troppo religiosa. Dobbiamo prendere Gesù questa sera come esempio di persona da imitare, da comprendere e da tenere come esempio di vita, di stile di vita, ok? Quindi dobbiamo percepire non la parte religiosa che abbiamo, ma la parte spirituale della persona. Quindi questo è molto importante, perché altrimenti parlo sempre di Gesù tutte le settimane, diventerei un profeta, no? Un prete, no? Quindi io non voglio sembrare questo, né voglio sembrare un docente, né un istruttore, né uno che dà lezioni. Semplicemente condivido quello che io imparo e cerco di trasformarlo in maniera più facile, affinché le persone possano comprendere determinate situazioni o storie di medianità o di spiritismo che possono essere fraintese, ok? Sappiamo che lo spiritismo ha tantissimi aspetti, uno di questi è la parte religiosa, che non deve certo essere sottovalutata, ma anche in se stesso una parte filosofica, che è quella parte, insieme alla parte scientifica, che serve anche a far cambiare l'uomo. La parte filosofica serve a farlo ragionare e a farlo cambiare, e a farlo pensare. Gli italiani sono quelli che hanno meno conoscenza dei testi religiosi. Se, come vi ho già detto nelle volte scorse, per esempio un musulmano ha già una conoscenza fin da piccolo, gli viene impartita una conoscenza dei testi sacri, di chi le sure del Corano già le conosce. Un ebreo conosce i testi della Torah, il libro dei numeri, della Genesi, conosce già la sua cultura. Se noi fermiamo qualunque persona per strada e gli chiediamo: conosci il Vangelo? Ti sa magari dire i quattro Vangeli, si ricorda 4-5 frasi che impara la domenica, però non conosce i testi sacri, da dove arrivano, la sua origine. E se studiassimo un po' di più tutti come cattolici, come cristiani, ce ne accorgeremo di molti errori che sono stati fatti nelle traduzioni dei vari testi. Ecco perché cerco di darvi un po' di tematiche che possono un po' farmi comprendere e delucidare determinati passaggi che faccio. La settimana scorsa abbiamo visto la medianità dei santi, per farvi comprendere che fenomeni mistici, religiosi, appartenuti a santi, in realtà erano fenomeni medianici. Solo che la parola medianità spaventa tuttora per questo legame che abbiamo, no? Nel 1996 vi ricordo che Padre Concetti nell'Osservatore Romano scrisse un articolo: in quanto la Chiesa tollera le comunicazioni con l'aldilà se fatte a fini religiosi, scopi di miglioramento o scientifici. Quindi a questo ne è concorrente la Chiesa. Vi ricordo che Padre Magni faceva le sedute spiritiche in Vaticano, ok? Quindi questa è una cosa molto importante, che c'è questo aspetto religioso da studiare, e seguire un medium o qualsiasi persona, seguire Gesù come essere umano, perché vi parlo sempre di questo, perché noi abbiamo proprio il trauma di parlare di questo, è importante perché dà tanti insegnamenti. Non mi voglio dilungare su questa roba qua. Allora, se no mi divento troppo noioso. Allora, i medium a me piace definirli proprio
come alberi. I medium sono posti sul terreno, proprio come un albero, per portare il bene a tutti. Sono soggetti alle difficoltà e alle carenze di questa terra. I medium sono simili a preziosi alberi, tutti loro meritevoli, in quanto molto preziosi, essi come alberi si elevano al cielo, poggiando però le loro radici su un terreno difficile che è la terra. Resistano la gratitudine delle anime buone che si rivolgono loro, ma sono anche soggetti e assalto di chi si li sottrae con la violenza rami e frutti. Spesso un medium è trattato in maniera un po' strana e un po' non meritevole. Ripeto, spesso sono soggetti di gratitudine, quella gratitudine che spesso serve per andare avanti, no? Non bisogna essere cercatori di gratificazione, di quella pacca sulla spalla, però un grazie ogni tanto serve al medium per ricevere quel bene che dà. Ma però spesso sono soggetti di scherno, soggetti di invidia, soggetti di gelosia, e quindi un medium ha anche questa particolarità nella vita a cui deve essere sottoposto. Non è facile la vita di un medium, però ricordiamoci che tutti siamo medium, quindi la vita di tutti non è facile. Se qualcuno decide di donarsi a questa prova di vita, perché la medianità è una prova, non è assolutamente nessun dono, è una missione, è un compito, sa che poggerà i piedi su un terreno molto difficile, che è questo pianeta, che spesso la medianità non è compresa, viene sempre mistificata, oppure viene lucrata, oppure viene presa in giro, ed è difficile. Quindi un medium ha una grossa responsabilità. Per comprendere meglio la sintonia che deve avere un medium, deve comprendere anche le aspirazioni che uno ha, per quale motivo sceglie questa strada. La medianità è uno strumento sensibile, ogni creatura è cosciente nel sintonizzarla con l'obiettivo che persegue. La domanda che uno deve farsi è: per quale motivo decido di essere un medium, voglio essere un medium, quindi comprendere l'obiettivo per cui decide di farlo. Per questa ragione non sarà solamente chi si consuma nell'interscambio tra i vivi della terra e i vivi nel mondo spirituale, quindi è una comprensione, aspirare, capire per quale motivo decido. Ricordiamoci che ogni persona è uno strumento vivo di quella realizzazione, secondo il tipo di lotta che ha interna. Questo è molto importante perché fa sempre parte della sintonia. Questa sera parleremo molto della sintonia, che cos'è, per farvela comprendere in maniera più precisa possibile riguardo alla medianità. Quindi non sottovalutate mai le aspirazioni, e l'importante è vigilare sempre i pensieri. I pensieri positivi attirano entità positive e sono molto importanti, e mentre ci possiamo alleare con i nostri pensieri negativi, anche attireremo sempre delle entità affini, sintonizzate con il nostro stato d'animo. Questo è molto importante. Quando un medium ha un contatto da fare con una persona, entra in contatto anche con il dolore della persona che ha davanti, e questo è molto importante. Quindi, per quale motivo decido di essere un medium o un sensitivo, medium sensitivo? Per aiutare il prossimo. Ed è una grande responsabilità, perché si entra nel dolore delle persone. E io ho visto dei medium proprio veramente accarezzare il dolore di queste persone, e da parte mia hanno tutta la stima di questo pianeta, di tutta la stima mia personale che io posso dare. Tra il mondo spirituale e il mondo terreno c'è sempre un interscambio di energetico, ok? E c'è un interscambio proprio di informazioni. Sappiamo che la comunicazione avviene attraverso, come abbiamo detto, attraverso il lavoro che ha fatto Leila nel gruppo dello specchio dell'anima, e attraverso la ghiandola pineale, come vi ho detto, che si trova all'interno della zucca, ok? Questa è la nostra antenna. Nella medianità avviene un interscambio fra le entità, ok? Quindi tutte le volte che ci si riunisce, tipo una medianità pubblica o fra la persona che ha bisogno di un aiuto, di un sostegno spirituale,
avviene uno scambio fra il medium e la persona, e anche fra lo spiriti che intervengono avviene questo piccolo interscambio. Quindi è molto importante, perché nel momento in cui si stabilisce il contatto accorrono tantissime anime, tantissime entità, ed è molto importante creare un'armonia, una sintonia anche del pubblico stesso e della platea che assiste, perché la speranza che il proprio caro venga è sempre lì dietro l'angolo, ok? Però se in quel momento non abbiamo il contatto, non dobbiamo perdere la speranza. La medianità pubblica è molto difficile e complessa, però nei contatti sappiamo che possono venire parenti, amici, vicino di casa, quello che abitava sotto, oppure un amico che abbiamo avuto 20 anni fa. Quindi il mondo spirituale è sempre imprevedibile. Loro ci mandano mai chi vogliamo noi, ma ci mandano chi abbiamo bisogno di sentire in quel momento. Loro ascoltano le nostre esigenze, le nostre sofferenze, e ci mandano proprio le anime, gli spiriti di cui possono esserci utili e istruirci. Quindi mai rifiutare o negare o dire ah, non mi interessa, non voglio parlare con questo. No, perché in quel momento lì quell'anima lascia quello che stava facendo proprio per aiutarvi. Quindi avviene questo interscambio di energie, questo interscambio di informazioni. Che cosa avviene nella medianità pubblica? Nella medianità pubblica, attraverso la metafonia, la psicografia, i nostri amici spirituali rispondono con prove di esistenza che la vita continua. Quindi può succedere che il medium che in quel momento sta psicografando riceva delle informazioni, capta queste informazioni, che l'antenina è accesa e capta queste informazioni. Quello che fa metafonia capta i suoni o ambienti che ci sono nell'ambiente, e il medium che fa la medianità pubblica capta visualizzando, ricevendo queste informazioni. Queste testimonianze sono balsami per i dolori e le ferite aperte, soccorso spirituale che avviene per i dolori comuni e anche nuovi insegnamenti. Quindi quello che avviene nel contatto è importante, perché è una cura per l'anima, è un balsamo per le nostre sofferenze, ma non solo per la persona che abbiamo accanto. Perché magari se anche io non ricevo il contatto, ho una prova che la vita continua, ed è questo l'importante che dobbiamo comprendere e fare tesoro. Se l'uomo poi riceve il soccorso degli spiriti benefattori, è normale anche che gli spiriti si aspettino qualcosa dagli uomini. Quindi c'è questo interscambio. Quindi cosa succede? Non c'è nulla senza scambio o senza causa effetto. Quindi il contadino semina e raccoglierà, lo scalpellino lavora la pietra e poi vedrà con il tempo la bellezza e il suo splendore. Quindi di quei messaggi che arrivano dobbiamo tenerli presenti, perché uno spirito che accorre serve per dare un messaggio di crescita, di edificazione, di prova. Ed è uno sforzo immane che fa sia il medium che anche spirito per entrare in contatto, perché ci deve essere questa sintonia. La medianità senza esercizio del bene è simile a un titolo di studio non seguito dall'esercizio della professione corrispondente. Per esempio, io studio per fare il cuoco e vado a fare il muratore. Certo, fare la crema e fare la malta potrebbe essere la stessa cosa, però sappiamo benissimo che non è. Quindi questo è molto importante. Quindi la medianità deve essere anche, deve viaggiare come un binario parallelo per quanto concerne la moralità stessa della persona e dare un esempio. Il medium deve essere un esempio. Il medium perciò sarà un vigile cultore dei progressi, cui compete l'obbligo di perfezionarsi incessantemente e riflettere con maggiore sicurezza la parola e il consiglio della vita superiore. Più le prove arrivano e ci sono le conferme, anche il medium stesso acquisisce una sicurezza e a sua volta automaticamente una maggiore fiducia verso il mondo spirituale. La maggiore problematica che abbiamo tutti noi medium è la mancanza di fiducia in noi stessi, e questa mancanza di fiducia in noi stessi crea automaticamente delle barriere. Quindi le conferme che arrivano spesso
sono importanti non solo per la persona che abbiamo davanti, ma anche per noi stessi medium, perché serve per darci una maggiore sicurezza, una maggiore fiducia verso il mondo spirituale. E chi ha una completa fiducia nel mondo spirituale non sbaglia mai. Quindi le informazioni che dà sono sempre importanti. Differenza fra contatto animista e contatto medianico. Un contatto animista, ok, può essere per esempio una lettura psichica che viene fatta dell'anima, quindi do delle informazioni sulla persona, ma se do delle informazioni che riguardo la persona, uno spirito che avviene, che giunge in quel momento per parlare con il proprio caro, e attraverso le immagini, attraverso la metafonia, o attraverso la scrittura, o attraverso qualsiasi altra cosa, e queste informazioni non appartengono alla persona che ho davanti, ma all'entità, e la persona che ho davanti riconosce, lì c'è la differenza, c'è più un contatto medianico, ok? Contatto medianico può essere fatto anche a distanza, mentre se si ha davanti la persona può essere anche un'influenza psichica, però è sempre una forma di medianità anche quella, assolutamente. Il medium, che cos'è il medium? Bevo un po' d'acqua, la mia solita bottiglietta di grappa. Allora, il medium è un essere umano come tutti gli altri. Il medium è anche un compagno. È un compagno di vita, è un compagno di viaggio. Il medium è un lavoratore, è una persona che ha una vita. Il medium è un amico con cui parlare. Però è soprattutto un nostro fratello, con difficoltà e problemi analoghi allo stesso che con chi abbiamo davanti. Quindi tante volte, spesso, cosa succede? Che le persone che hanno un dolore non si rendono conto che la persona che hanno davanti, anche lui potrebbe avere lo stesso dolore. È lì la problematica che spesso accade nelle comunicazioni medianiche, che magari succede che tante persone escono dal contatto medianico e dicono: ma non ho trovato niente, poco riscontri. Ecco, bisogna entrare in sintonia, in comunione. Il contatto medianico non è facile, deve essere accompagnato dallo studio, che poi vedremo successivamente. Quindi dobbiamo ricordare che la persona che abbiamo davanti è una persona che si dedica per consolare il mio bene, e la persona che ho davanti potrebbe avere una sofferenza maggiore della mia. Che ne so io di chi ho davanti? Da entrambe le parti. Quindi ecco perché è importante la comunione di anime, entrare in empatia non solo con la persona che chiede l'aiuto del medium, ma anche il medium stesso entra in empatia con la persona che ha davanti, perché alla fine un medium è anche un po' psicologo, che deve saper trovare le parole giuste per poter alleviare, correggere delle situazioni, alleviare delle sofferenze, risolvere dei dubbi con l'ausilio del mondo dello spirito. E quindi questa è una situazione che non è facile, quindi non dobbiamo dimenticarci questa capacità che è il medium, che però allo stesso tempo non lo sottrae dalle prove di vita terrene che deve subire. Ricordiamoci sempre che la medianità non è un dono, è una missione, che è molto ben diverso dalla parola dono e missione. Come si sviluppano le doti medianiche? Le doti medianiche principalmente si sviluppano con perseveranza, tempo e pazienza. Tantissime persone hanno scritto: per che motivo non mi parte la scrittura, per quale motivo non riesco a fare metafonia? Perché siete delle pappe molli, non avete pazienza, non avete perseveranza e volete subito dei risultati. La medianità è un esercizio che va sviluppato a lungo, ci vuole pazienza, e se non avviene il contatto dovete perseverare, studiare e perseverare. Vi ricordo le parole di Emmanuel: disciplina, disciplina e disciplina. Loro nell'aldilà ci studiano, ci guardano, ci osservano, entrano in sintonia con il nostro spirito per capire come siamo noi, il nostro obiettivo finale, per quale motivo voglio imparare a diventare un medium, o meglio, per quale motivo voglio sublimare la mia capacità di comunicare con l'aldilà,
Con qual è la finalità? Loro studiano queste, studiano il nostro comportamento, studiano la nostra morale. E soprattutto la perseveranza è importante, perché la perseveranza dimostra loro che ci teniamo veramente. Quindi se io comincio, non so, se io per esempio ho una donna che mi piace, no? E ci posso provare una volta, due, tre, quattro, cinque. Lei potrà rifiutare, però quella perseveranza, se c'è un sentimento corrisposto, ovviamente poi sarà premiata alla fine. Forse potrà essere anche un esempio fuori luogo, però per farvi capire che la perseveranza è importante. Se una volta non riesco a fare una cosa, due, tre, quattro, cinque, c'è chi in cinque volte, chi in dieci, però quella perseveranza viene premiata. Il tempo che io metto a disposizione del mondo spirituale è importante, perché in quel mondo, anche se non ho il contatto, è una comunione che viene con l'aldilà, quindi è importante, e la pazienza soprattutto è fondamentale in tutto questo. Ecco perché anche lo stato d'animo è fondamentale, quindi una pazienza, devo lavorare molto su me stesso per correggere. Quindi la medianità è uno scambio a doppio senso, ovvero medium e spirito devono operare perfettamente integrati. Ed è molto difficile per uno spirito guida, soprattutto guidarci, comprendere la nostra vita, i nostri errori, i nostri sbagli, e dobbiamo correggerli e rimediarli, dobbiamo dare loro anche un segno del nostro intento nel correggere eventuali nostri errori. L'orientamento è molto importante. Come deve essere l'orientamento di un medium? Un medium deve innanzitutto coltivare lo studio. È importante che comprenda su che terreno va a tastare. Quindi, letture edificanti sull'aldilà. Non per forza dovete leggere il libro degli spiriti, il libro dei medium. Ci sono tantissime letture di Chico Xavier che possono aiutare nella comprensione. Certo, il libro degli spiriti è il Dante Alighieri dello spiritismo, ed è di una lettura, se fatta in studio, in compagnia, comprende che cos'è l'anima, che cos'è lo spirito. Io punterò sempre con il libro degli spiriti. Il Vangelo secondo lo spirito è un testo molto importante, perché fa comprendere le massime morali di vita di Gesù, per come da seguire come esempio, che non è assolutamente facile, ok? Nemmeno io non so, non ci riuscirò mai, però ci sto provando. Per quale motivo è importante? Perché è importante coltivare la pazienza. Se poi voi siete impazienti, loro vi attaccheranno sulla pazienza fino a quando non vi correggete, non sviluppate questa virtù. Ci chiedono dalla di là di avere fiducia in noi stessi e di mettere da parte i dubbi creati da ostacoli dovuti all'incertezza e all'intimidezza. Se un medium per esempio è timido, può succedere che questo crei un ostacolo nella comunicazione. Quindi è molto importante la fiducia in se stessi, l'amore per se stessi, e di mettere da parte i dubbi che possono nascere, no? Per esempio, è frutto mio, è frutto della mia immaginazione, magari è l'ansia, ok? Quindi ecco perché è importante un rilassamento, è importante la meditazione prima dei contatti, è importante la preghiera, non come forma religiosa, perché non mi stancherò mai di dirlo, ma di intenzione. È l'intenzione che è importante. Potete pregare in aramaico, latino, arabo, musulmano, cinese, greco, turco, quello che volete. L'importante è l'intenzione. L'intenzione con cui viene fatto quel gesto. Quindi poi il medium non deve avere fretta del lavoro che sta sviluppando. La medianità non è una cosa che si sviluppa dall'oggi al domani, è un percorso che richiede tempo, pazienza e perseveranza. Questa è la cosa più importante. Poi se il medium è veramente interessato a servire il prossimo, il tempo di attesa sicuramente sarà minore, perché sicuramente gli spiriti guida, gli spiriti, i nostri amici benefattori riusciranno a farvi superare queste barriere limitative, queste barriere che potrebbero causare delle problematiche nei contatti, no? Il rinnovamento. La medianità è anche
per il medium stesso una fonte di rinnovamento. A me piace parlare dei medium perché li adoro come figura e perché sono anche loro hanno vite spesso travagliate. Proprio l'altro ieri facevo proprio una riflessione, dicevo i medium sono tutti sfigati, ma nel senso non negativo, proprio sfortunati. Hanno avuto delle vite travagliate alle spalle, dei dolori lancinanti e spesso non li conosciamo neanche e diamo per scontato determinate cose, no? Perché magari li vediamo sorridere, li vediamo felici, però non sappiamo niente delle loro vite. E un medium spesso ha il dovere anche di rinnovarsi, una vita travagliata da correggere, perché una vita travagliata non può conciliare con la medianità, quindi deve fare un lavoro su se stesso di comprensione della sua vita, dei suoi errori, del suo passato, accettarli e donarsi al prossimo, cose che non sono assolutamente facili da fare, perché magari nel cuore loro c'è un dolore più grande che non riescono a dire e quindi mascherano magari con un sorriso per dare sostegno agli altri. Per non dimentichiamoci mai che la persona che abbiamo davanti potrebbe avere una sofferenza maggiore. È necessario rinnovarsi quotidianamente per combattere le proprie inclinazioni negative e superare i propri difetti. Questo è molto importante perché tutti abbiamo difetti, io compreso. Perché mi vedete qui che vi spiego le alcune cose, la sera non pensate che io sia un dotto, un saccente, un istruttore o un docente, no. Sono nella stessa barca con voi, niente di meno, perché ci tengo a sottolinearla questa cosa qua, perché magari uno può pensare al contrario, questo spiega ste robe perché sa, no, anch'io i miei conflitti interiori, i miei difetti, le mie problematiche, le mie paturni, le mie ansie, il mio ciclo mestruale, quindi ce l'ho anch'io ogni mese, ok? Quindi coloro che vedono nella medianità qualcosa di difficile e noioso, che pensano che sia un cammino lungo e hanno questo dono, questa dote evidente, nella loro vita la vivranno male, ok? Quindi la vivranno come un pesante fardello da portare sulle spalle. Quindi devono comprendere che la medianità è una missione, non è una carica negativa da portare sulle nostre spalle. La cosa più bella è poter consolare le persone e dare un sostegno. Io quando vedo le persone ai convegni che escono dalla stanza con il sorriso, entrano con il pianto ed escono con il sorriso, io so che ho fatto un buon lavoro. Quando la sera c'è la medianità pubblica e vedo che la gente fra la platea sorride, ride e chi piange di felicità o sente le parole dei metafonisti, io so che quella missione è fatta, perché dimostrare che la vita continua, non solo io, ma tutte le persone che sono presenti, ha dato il suo frutto. E so che quella sera qualcuno tornerà a casa con un cuore un po' più leggero. Questa è la cosa più importante ed è questa la missione di un medium che deve avere. Per il medium la medianità deve essere un'opportunità di crescita interiore, ma anche per gli altri. È molto importante questa cosa. Atteggiamento. Ricordiamoci che un medium, siamo alla diapositiva 17, abbiamo quasi finito. Il medium non è una persona diversa dalle altre. Non deve limitarsi al contatto con gli spiriti, ma deve curare anche la sua vita sociale. Ecco, io sono il secondo. Io parlo di più con i morti che con i vivi. Quindi la mia vita sociale fa schifo. Parlo con il gatto. Però non deve sfoggiare la sua virtù, quindi è bello che quando va fuori, no? Che deve dire, io sono un medium, si dice, no, vai fuori, godetevi la vostra vita. Essere un medium non conferisce al medium nessun privilegio di nessuna natura. Perché vi dico questo? Perché anch'io quando ho cominciato a fare metafonia, pensavo di essere un prediletto dal cielo, faccio metafonia, no. Le mie prove sono arrivate, i miei esami sono arrivati, quindi nonostante facessi questa cosa non è che tu sei diverso dagli altri o sei alleggerito dal tuo carico, no, perché la medianità è una missione,
non è un dono, quindi è una missione che tu accetti e che porti avanti, ma hai anche il tuo bagaglio di esperienze da vivere in questa vita. Questa è una cosa molto importante, perché ci sono tanti che magari sono medium, gli capita una sfiga e pensano, ecco, ma perché non mi aiutano, ma perché non mi danno una mano, ma perché io sto aiutando le persone, e si chiudono in se stessi rifiutando poi di aiutare gli altri per semplice atto egoista, dimenticando questa faccenda. Questo come si scopre? Questo studiando. Studiando si comprende che la medianità è una capacità che tutti hanno, ma è una missione. Non mi stancherò mai di ripeterlo, lo dirò, me lo farò stampare sulla lapide anche questo. Poi, l'autocritica, un medium deve essere anche autocritico e deve comprendere la capacità se commette un errore, no? Però non deve essere neanche un capro espiatorio, dire sto imparando, allo stesso tempo abusare di questo. La critica è importante, perché l'autocritica, dire ok, devo stare più attento su questo dettaglio o sull'altro dettaglio, però allo stesso tempo, imparando l'autocritica, se viene bersagliato da altri, che è normalissimo, ci sta, in questo modo non deve temere niente. Tutti i medium per tutta la vita sono in continuo apprendistato, non esiste un medium finito, ok? Quindi un medium ha sempre da imparare cose nuove, ha sempre da scoprire cose nuove. Io, a me piace tantissimo vedere durante la medianità pubblica, quando i medium vedono che le cose che dicono hanno conferma, e hanno questa faccia bellissima di dire cavolo, e c'è quella bellissima genuinità che si vede, che a me fa piacere tantissimo vederla, perché vedi proprio l'allegria nel cuore della persona che è riuscito a donare a se stesso, ma anche agli altri, attraverso queste piccole prove, grazie al mondo dello spirito. La finalità della medianità qual è? Perché uno vuole essere medium? Ve la siete mai fatta questa domanda? Perché voglio imparare la medianità? Per sentirmi diverso dagli altri? Per fare il figo? Per fare il patacca? No, la medianità ha una finalità, che è quello di edificare spiritualmente le altre creature. Quindi Dio, ricordiamoci, aiuta la creatura attraverso la creatura. Non ha detto che Dio aiuta la creatura attraverso lo spirito. Siamo tutti creature di Dio, quindi spiriti... Basta, questa è la cosa importante. Quindi l'edificazione spirituale della creatura è fondamentale. Lo spirito aiuta il medium, ma anche il medium stesso può aiutare lo spirito. E questa è la cosa bella, perché lo spirito stesso, che utilizza il medium come mezzo di comunicazione, può allo stesso modo imparare assieme al medium. È un percorso, un cammino che si fa a fianco. Ecco perché è importante la sintonia. Loro entrano in sintonia con noi. Magari ci sono degli spiriti che sono un po' ignoranti e possono comprendere da noi il nostro atteggiamento, i nostri errori, attraverso i nostri pensieri. E quindi un medium deve evitare le gelosie. Ho visto medium che sono gelosi uno degli altri, medium che si odiano, che sono antipatici uno agli altri, che si fanno gli schermi. Quindi io quelle persone lì veramente non le comprenderò mai. La medianità è un incarico da portare a termine nella nostra vita, con un messaggio molto importante per chi ci sta accanto, per chi incontriamo nella nostra vita. È una testimonianza del mondo dello spirito, ma anche una testimonianza stessa per dirci ragazzi, non siamo soli, siamo aiutati. E spesso gli esseri umani soffrono per questa problematica, perché si sentono soli e si sentono abbandonati. Sembra quasi che le preghiere non vengano ascoltate, quando in realtà c'è un percorso da fare e comprendere, e lo studio è l'unica maniera che abbiamo di combattere questa forma di ignoranza collettiva, ok? Quindi noi cerchiamo sempre di essere e di fare le vittime, cerchiamo, che è più comodo, che è più facile, no? Fare la vittima, cerchiamo sempre il capro espiatorio, cerchiamo sempre un colpevole, quando ricordiamoci che siamo tutti debitori. Quindi magari quando qualcuno ci fa del torto nella nostra vita,
Dobbiamo pensare magari in una vita passata, chissà mai cosa gli avrò fatto io a questo. Ecco, ragionando in questa maniera, grazie anche allo spiritismo, si ha un'evoluzione interiore in questo, si ha un cambio di moralità. E siamo arrivati alla fine. Allora, ricordiamoci che la sensibilità si va sviluppando lentamente e silenziosamente, quindi è una cosa che si fa nel tempo. E con il risveglio delle ghiandole cerebrali, che per gradi aumentano di intensità, quindi nel momento in cui noi cominciamo la meditazione, cominciamo ad ascoltare più noi stessi, cominciamo più ad ascoltare quello che è la nostra guida interiore, e cominciamo a dare più ascolto al nostro sentire, ai nostri cinque sensi, cominciamo a percepirli in maniera diversa, ecco che tutto il corpo si mette in moto e le ghiandole cerebrali si mettono in moto a sua volta come l'antennina, no? Come l'antennina che si alza sempre di più, diventando sempre più potente. Quindi l'antenna diventa da statico vegetativo, quindi da stazionaria, diventa in uno stato dinamico funzionale, quindi la sua funzione diventa attiva, da passiva diventa attiva. E come, per farvi capire, la medianità nel ventre della madre, no? Il feto, che è la parola bruttissima, quando il bimbo nel ventre della madre si sta trasformando, o come un seme che dopo ogni giorno aumenta di forza e si trasforma fino a quando esplode nella sua massima fioritura e distrugge tutte le resistenze del suolo per poi fiorire. E così come interferire, no, quello che voglio dire è dobbiamo dare anche un terreno fertile alla pianta, quindi la moralità stessa è importante, la sensibilità pertanto è il preannuncio della medianità, quindi quando noi cominciamo a essere più sensibili, più sensitivi, più ricettivi, ecco che sta arrivando la medianità in pompa magna, quindi stiamo per far nascere questo bellissimo sentimento, questo bellissimo dono, anche se non mi piace la parola dono, però questa peculiarità della nostra anima pronta per poter aiutare le altre persone. E questa è la cosa più bella. Mi ricordo ai seminari che ho fatto con Marco, mi dicevo, l'importante è che tutto quello che impariamo oggi lo mettiate a disposizione delle persone che soffrono. E le persone che soffrono sono veramente, 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 veramente tante. E la cosa più peculiare è che trovarti di fronte a una persona che piange, una mamma che ha perso un figlio, o magari il figlio che si è suicidato, il compagno che si è impiccato, è difficile vivere questa situazione, quindi bisogna essere pronti e preparati per dare questa giusta consolazione. Può capitare spesso che il mondo spirituale o il troppo dolore crei una barriera nella forma del contatto, ecco che lì dobbiamo essere bravi noi come esseri umani, come amico, come compagno, come moglie, come marito, nella persona che abbiamo davanti, e cercare di dare delle parole giuste di conforto per quell'anima che accorre verso di noi per chiedere ausilio. Dobbiamo avere la capacità come medium di sanare, grazie all'aiuto dei mentori spirituali, queste ferite, ma se il contatto non c'è dobbiamo entrare in empatia con queste persone. Ecco perché bisogna studiare per saper trovare le parole giuste, bisogna entrare in empatia con queste persone per far sì che escano non con la bocca asciutta e arsa ancora di più di come sono entrate, ma che escano con dissetati da questa fame di spiritualità che hanno. Questa è la cosa più importante di quello che deve essere un medium. Quindi abbiamo visto questa carrellata nell'arco di queste settimane di che cosa sia la medianità. Nella medianità, la scala spiritica, abbiamo visto gli spiriti come comunicano, abbiamo visto la ghiandola pineale grazie a Leila, abbiamo visto le figure più importanti della medianità dei santi,
che hanno dato il loro contributo sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista scientifico attraverso la manifestazione di questi fenomeni, ma dobbiamo anche comprendere la parte umana del medium, non solo la parte spirituale, ok? Quindi ricordiamoci che il medium ha una missione, ha un compito di essere un ponte tra la consolazione e il dolore, e consolare spesso non è difficile, ma ricordatevi, non è facile, scusate, ma nel momento stesso in cui esce una persona dalla consulta del medium con un sorriso e siamo riusciti ad asciugare quelle lacrime, e siamo riusciti a dare una risposta a quella domanda perché quel bambino si è tolto la vita o perché quel ragazzo è deceduto o perché quell'uomo si è schiantato con la moto, e riusciamo a dare quelle risposte, allora riusciamo a consolare delle anime. E questo è il lavoro e la gratificazione più bella che una persona possa fare in questo pianeta. E la medianità è la cosa più bella che un essere umano ha nel suo corpo. E c'è la preghiera di San Francesco, bellissima, la preghiera semplice, che per me è un vademecum del medium, che dice: dove c'è la tristezza fa che io porti la pace, dove c'è la discordia che io porti la serenità. Può essere tradotta in mille modi: dove c'è la tristezza che io porti anche l'allegria, dove c'è l'ansia che io porti la serenità. Ecco, questa è l'intenzione importante che dovrebbe avere ogni medium. Spero di avervi risposto a tutte quante le vostre domande e di avervi fatto comprendere un po' di più in questo cammino che abbiamo fatto in queste settimane per quanto concerne il lavoro di medianità. Adesso faremo anche un po' di mindfulness, vi spiegherò un po' che cos'è, un po' per insegnarvi un po' a meditare in forma diversa, perché la meditazione è importante per poter raggiungere un po' la medianità, perché bisogna avere una mente libera e sgombera da tutte le problematiche che nascono quotidianamente, e entrare in contatto con il mondo dello spirito per poter aiutare gli altri è un esempio da seguire. E prima di concludere la serata con le vostre domande, voglio fare un piccolo pensiero in forma di preghiera, ringraziando i nostri amici spirituali che sempre ci sono vicino e ci consigliano quotidianamente attraverso le intuizioni, attraverso i pensieri positivi. Ricordiamoci sempre nelle nostre preghiere dei fratelli che soffrono, e soprattutto chiediamo ai nostri amici spirituali di ispirarci con le parole giuste quando ci capita una situazione di dolore massivo davanti ai nostri occhi, di essere padri e madri allo stesso tempo per dei figli orfani, di essere moglie e marito per chi si è perso nell'arco di questa vita, di essere un nonno per chi non ha avuto nessuno o una nonna, di essere quell'amico che ascolta o quell'amica che ascolta perché si sente solo. E questa è la parte più importante della medianità, di essere qualcuno per qualcuno. Grazie. E adesso, se avete delle domande, vi guardo. Ringrazio tutti. Chi c'era? Allora, bevo un po' d'acqua. Ciao Gisela. Ciao Marisa. Anche Marisa, grandissima anima. Ciao Nicola, ciao a tutti. Ciao Maria, grandissima Maria, scusate, ho visto adesso i saluti che erano tutti in fondo, quindi non voglio, ecco, ne approfitto per ringraziare tutti quanti che ha assistito alla serata. E ricordatevi insomma che la medianità è un passo che va fatto, però questo è importante da fare. Ringrazio anche Leila che ha la pazienza di seguirmi soprattutto e di supportare il mio ciclo mestruale,
e quindi questa è la cosa più importante. Ringrazio Saverio, anche lui, grande grande anima, fra poco ci rivediamo. Ricordo che questa settimana sarò ad Ancona, all'hotel Sembo Hotel, in Viale Bonopera 32 a Senigallia, per un convegno che organizza il Centro Olistico Saint Germain. E poi 14-15 dicembre sarò ad Ostia con Gina allo Specchio dell'Anima per conferenza e contatti individuali, privati. Mentre ad Ancona no, nessun contatto. Quindi questo. Ecco, se avete domande da fare, volentieri. Salario sarà fatto la preghiera. Non è che sono un santo Padre Pio, Grazie a tutti comunque che avete partecipato e ascoltato e condividete, e chi ha condiviso anche in video party, e vi ringrazio. Le domande dei video party non le vedo, quindi mi dispiace se non riesco a rispondervi subito. E adesso nelle prossime settimane vedremo un po' la mindfulness, le varie tipologie di meditazione e se riesco anche a inserire un po' nel gruppo WhatsApp. Vi inserirò un po' delle tematiche spirituali da poter studiare e poi condividere insieme. Il gruppo WhatsApp che è stato creato è stato fatto per non rompere le scatole, quindi metto solamente il materiale perché possiate riceverlo, leggerlo e studiarvelo in tutta tranquillità. Quando trovo dei video interessanti in italiano ve li condivido. Vi invito sempre a mettere la privacy dell'immagine, solo i miei contatti, per evitare problematiche come la volta scorsa che ci sono i marpioni nel gruppo che rompono le scatole. È normale, ok? Quindi vi invito a fare questo. Se volete c'è il link nel gruppo, basta che ci cliccate sopra, automaticamente venite iscritti nel gruppo. I messaggi li metto solo io, sono l'amministratore, quindi non c'è pericolo che vi rompa le scatole tutti i giorni, quindi metto io una volta a settimana o scelgo un giorno specifico dove carico tutto il materiale e in questa maniera riuscirete ad assistere anche il materiale che non metto solo nel gruppo, però lo metterò anche nel gruppo di WhatsApp e delle cose un po' più particolari. E quindi nel gruppo di Facebook cercherò di trattare un po' più altre tematiche oltre che al tema della spiritualità e il libro di spiriti, che è rivolto principalmente allo studio della dottrina spiritista. Buona serata a tutti, vediamo se avete fatto delle domande. Assolutamente no, sono stato intelligente allora, sono stato bravo stasera, ho spiegato tutto. No, è più che altro per farvi capire un po' la figura del medium qual è, che non è solo quello che parla con i morti, la figura di un medium è molto altro di più, e quindi la cosa bella da scoprire è anche questa, da sapere, no? Ed è importante. Se avete delle richieste particolari su delle tematiche che volete che vengano affrontate, potete fare un post e lo scrivete tranquillamente, magari possiamo valutarlo insieme, cioè siamo in democrazia, non mi metto a fare sondaggi, però se avete delle richieste particolari da fare come il gruppo di WhatsApp, ben venga, volentieri, non ci sono problematiche su questo, sono molto disponibile. Se io una cosa non la so, chiedo al mio capo, Leila, che vi spiega, e poi ricapitoliamo. Vi ricordo che lei la fa una diretta anche lei una volta al mese sul gruppo dello Specchio dell'Anima, affrontando in maniera molto più profonda e molto più preparata di me le cose, e io cerco invece di farlo in maniera molto più accessibile, insomma. Lei è la mia capa, è molto più brava, è molto più esperta, ed è la mia mamma e io voglio bene davanti. È la mia mamma spirituale. Leila, c'è Leila online stasera, mi ha seguito. No, per farvi comprendere un po' questo. Vi ringrazio a tutti, ricordiamoci sempre di vigilare i nostri pensieri, perché è molto importante. Ricordiamoci però che la medianità ha uno studio che non è di un giorno o un mese, sono a volte anni per poter comprendere la medianità come è fatta. Ricordiamoci che è un percorso difficile, è un percorso che richiede sacrificio, è un percorso che richiede tempo, un percorso che richiede pazienza, ma allo stesso tempo è un percorso che porta verso una salita
dal quale si riesce a vedere un paesaggio molto diverso, ed è un paesaggio di serenità e di speranza, che è un messaggio che viene dato, che deve essere alimentato continuamente. Vabbè, ragazzoli, buonanotte a tutti, grazie per la partecipazione e ci vediamo mercoledì prossimo con una tematica diversa. E grazie ancora, buonanotte, ciao Leila, ciao a tutti, ciao Gina, ciao Marco e a tutti quanti, ciao, bravo Lugariello, e ci vediamo fra poco, vi ricordo che anche il 16-17 gennaio sarò a Salerno, nel gruppo spiritista di Leila, dove prepareremo il 17, presso la casa di Andrea, prepareremo una conferenza tra metafonia e spiritismo, scienze a confronto. E sarà una bellissima, un bellissimo evento fatta a Salerno, che vi consiglio di non perdere questo prezioso evento. Quindi vi ricordo queste date, poi ci sarà il 14-15 febbraio 2020 a Bari, dove farò i contatti metafonici singolari. E insomma, c'è un bel giro insomma in tutta Italia, e spero che queste lezioni servano per farvi comprendere un po' di più la figura dei medium, e quando andate anche, vi rivolgete a un medium, di comprendere il lavoro che c'è dietro, e soprattutto se volete prendere questa strada dell'apostolato, io lo chiamo un apostolato che alla fin fine è un apostolato di bene, di fraternità, ricordatevi che bisogna studiare, perché si entra nel dolore degli altri, e per entrare nel dolore degli altri bisogna essere preparati. Buonanotte a tutti. Adesso fate domande, Nicola. Già 3 ore. È il primo segnale che potrebbe farci capire che una persona ha questa dotta missione. No, tutti hanno questa dote, questa missione, tutti ce l'hanno, tutti potrebbero aiutare. Vedete, in Italia la versione è diversa rispetto ad altri stati, tutti hanno questa capacità, Nicola, tu devi comprendere, se fare del bene agli altri, non per forza devi essere sempre di un medium o fare messaggi a tutti, non è che 6 milioni di italiani o 7 miliardi di persone devono fare messaggi per gli altri, 7 miliardi di persone devono correggersi moralmente in un'unica direzione del bene e della speranza. Questo è il messaggio spirituale che ci viene dato, ok? Questa è la cosa più importante, tutto lì. È la correzione della moralità che deve essere fatta, la correzione del nostro pensiero, del nostro modo di vivere, del nostro modo di pensare. Tutto lì. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao ragazzi, ciao, ciao Saverio, un abbraccio, ciao, ciao.